stanno vivendo nel sonno dell'anima, la tua anima è addormentata. Ma io credo che questo messaggio ti può risvegliare. Alleluia! Anche a te, arabo! È inutile che ridi, questa è la verità. Mio Dio, Shamai, Kute. La verità è Cristo, non è il Corano. Alleluia! La verità è Cristo, non è Mohammed, non è nemmeno Buddha né i papi sono uomini peccatori anch'essi, anzi sono più peccatori degli altri perché usano il nome di Dio quei malfattori. I papi che dicono che sono padri, santi, sono grandi peccatori, sono più peccatori degli altri perché usano il nome di Dio, sono figli del diavolo, il doppio degli altri. Oh Padre, abbi pietà. Gesù, abbi pietà. L'unica verità è Cristo il Signore. Alleluia. Il Figlio dell'Iddio vivente. Il Re della gloria. Emmanuel, Dio con noi. Alleluia, è lui la verità non è il cattolicesimo, ve lo devo dire chiaramente, perché noi siamo di passaggio, se la tua vita finisce oggi, dove andrai? Io ti devo dire la verità subito, non dopo un mese, non dopo una settimana. Pace del Signore, caro, Dio ti benedica. Amen. La verità non è il cattolicesimo. La verità non è Buddha, non è nemmeno Maometto, né Allah, né quello che fanno tanti uomini, le processioni, andare a Međugorje, andare a Fatima, lì non c'è la verità. La verità è Cristo, alleluia. La verità è Gesù. La verità è nel Vangelo. E questa mattina siamo qui nella semplicità, in un modo spontaneo, perché io non avevo programmato di venire qui a predicare, sia chiaro, io non ho preparato niente, io sto parlando quello che il Signore mi mette sulla bocca. Io non avevo pensato di venire qui a predicare stamattina, ma Dio fa come vuole, perché il Signore è buono, è amorevole, misericordioso, lui vuole toccare i cuori. Lo vuoi mai credere? Credi in Gesù. Credi in Gesù. Io no. Gesù vuole cambiare la tua vita. Gesù vuole cambiare la tua vita. Carissimi, Gesù vuole toccare i vostri cuori. Alleluia. Gesù vi vuole illuminare con la sua verità. Conoscerete la verità, la verità vi farà liberi, perché gli uomini che vivono lontano da Dio sono schiavi, prigionieri del peccato, schiavi del diavolo, sono schiavi del vizio, dell'idolatria, delle menzogne, delle cose del mondo. Ma quando la verità entra nel cuore, la verità ci libera dalle tenebre, e la verità si chiama Cristo. Ricevilo questa mattina, accogli Cristo nel tuo cuore, perché siamo nei giorni della fine, stiamo vivendo giorni apocalittici. Signore, tocca i cuori, alleluia, Spirito Santo, sei il padrone del cielo e della terra. Stiamo vivendo giorni apocalittici, e l'unico che può salvarti si chiama Gesù, il Messia, alleluia, il Salvatore del mondo è Gesù, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Non pregare più i santi, non pregare più le cosiddette madonne, non pregare più quelle cose fatte dall'uomo. Prega solo Dio l'Eterno, l'Onnipotente,
il Dio di Israele, il Dio della gloria, il Dio che è spirito e verità, il Dio altissimo. Solo in Lui c'è la salvezza questa mattina e per sempre, solo nel nome di Gesù Cristo c'è la salvezza, perché dice la Bibbia nel libro degli Atti degli Apostoli capitolo 4, alleluia, al verso 12, benedetto il Signore, in nessun altro c'è la salvezza. In nessun altro, amen, gloria a Dio, in nessun altro c'è la salvezza, ma solo nel nome di Gesù Cristo che il Padre ci ha donato. Sotto il cielo, qui sulla terra, l'unica salvezza è Gesù. L'unica via che porta in cielo è Gesù. Amen, gloria a Dio. L'unica via che porta in paradiso è Gesù Cristo. Non ci sono altri mediatori o intercessori. Non ci sono altre vie. L'unica via è Gesù Cristo. Se tu non accetti questa verità ti perderai, anche se hai la tua religione, sia cattolica, buddista, musulmana, o fai lo yoga, fai le religioni orientali, quello che vuoi, induismo, tante cose false, eresie, dottrine di demoni. L'unica verità è Gesù Cristo, Yeshua HaMashiach. Se tu non lo credi ti perderai, anche se vai tutte le messe, fai le processioni a Sant'Agata, Santa Rosalia, misericordia Signore abbatti gli idoli, no, Maria delle Grazie, Maria degli Abissi, Maria Rosse, Maria Nere, Maria Bianche. Sapete, mia moglie è brasiliana, in Brasile c'hanno una Madonna Nera, che Dio sgridi i demoni. Sono demoni dell'inferno. Alleluia, gloria a Dio. Le Madonne sono idoli. Alleluia. Ravvedetevi, così dice l'Eterno, perché Lui è un Dio geloso. Ascoltate la verità. Dio, un Dio geloso. Quando voi adorate le Madonne, venerate i santi, Dio si disgusta, sì, così dice la Bibbia, ravvedetevi una volta per tutte dell'idolatria di Satana. Oh my God, alleluia, sheiramai, telama, iterebe, solo Gesù salva, solo Cristo salva, solo Cristo, solo Cristo salva, solo Cristo, è il Salvatore. Solo Cristo è la verità, solo Cristo è la salvezza, ve lo dico con amore, anche se è un messaggio duro, sì è duro, mica posso predicare morbido, cosa serve una predica morbida, dolce, che fa piacere a tutti, io non ti posso dire, vabbè, prega, prega la Madonna che andrà in paradiso, io non ti posso dire quelle scelleratezze, prega un santo che va in cielo. Non ti posso dire questo, non ti posso dire prega Buddha, tanto alla fine tutti andremo in cielo. No, io non ti posso dire prega là, perché andrai in paradiso. No, perché sono falsi dei. Così dice la parola di Dio, il vero Dio, il Dio di Israele, Yahweh, che ha mandato Gesù sulla terra.